Domenica 15 giugno, Anco Marzio di Ostia, benvenuti alla festa della Lega Calcio 8. Serie A, A2 e B da assegnare, tanti premi individuali da sollevare, tre sfide per rilanciare l'appuntamento alla prossima stagione senza rimpianti, avendo dato tutto e di più in stile Lega. Prima la Serie B, che ha decretato la sua regina tra Autocarrozzeria Cirillo e Locanda Matteini, è stata partita vera. Perroni e Racaniello, prima del diluvio, hanno deciso il match per lunghi tratti tenuto in equilibrio dalla classe di Dei Rossi. Dopo un lungo anno, una grande soddisfazione. È stato un anno difficile tra infortuni e quant'altro, però la squadra è rimasta compatta fino alla fine e abbiamo raggiunto un ottimo risultato. È stata poi la volta della 2 Cotton Club e Cottini Servizi Assicurativi, abituate alle asperità della categoria cadetta, ma già proiettate alla prossima Serie A, si sono date battaglia su un campo inzuppato di pioggia. I biancoverdi vanno avanti, ma placata la tempesta, prevale la voglia di triplete dei rossoneri di Giuseppucci. 3-1 Cotton Club e terzo titolo stagionale. Siamo nella storia anche della Lega Calcio 8, nessuna squadra in Serie A 2 era riuscita comunque a raggiungere questi risultati. Adesso possiamo goderci, prima dell'inizio del prossimo anno, questo risultato che penso che sia merito di tutta la squadra e soprattutto del presidente Maurizio Giuseppucci. Tocca infine alla classe regina regalare lo spettacolo più atteso. Un triplo Nardecchia nel primo tempo fa godere oltremodo i pluricampioni del Checco dello Scapicollo. L'orgoglio venere con Midulla e Princi Galli non basta, e quando la super punizione di Eusepi si stampa sull'incrocio si comprende che sarà di nuovo una festa. Chiare tinte arancioni. Alla fine di un'altra prova da grandissima squadra, Bardelloni, quasi commosso, ringrazia i suoi atleti. Opara invece può constatare ancora il debito d'esperienza dei suoi. La più forte di tutte le finaliste che abbiamo incontrato. Cichella è un giocatore del Checco come tutti gli altri, chi sta dentro la squadra del Checco sa il fatto suo. Come la finale di Coppa Italia abbiamo pagato di inesperienza, i primi 10 minuti li abbiamo regalati. Oggi è andata così, però per il prossimo anno questa squadra potrà fare grandi cose. Poi le premiazioni individuali e di squadra, la Lega Calcio 8 si ferma e fa arrivederci. L'estate è corta e passerà presto, ci si vede l'anno prossimo con un altro album da riempire. Buona Lega a tutti!